Dopo una piccolissima ora di sonno in aereo, il viaggio mio e di Eleonora in Marocco è finalmente partito da Tangeri, dove ad aspettarci in aeroporto c'era la nostra guida Hassan. La nostra prima tappa sono state le sempre più famose grotte di Ercole affacciate direttamente sullo stretto di Gibilterra, dopodiché abbiamo raggiunto e visitato Tangeri, di cui però purtroppo ho perso i video per cui ho già pianto tantissimo, e poi in circa 2 ore e mezza di macchina abbiamo raggiunto Chefchaouen, conosciuta anche come la città blu. Buongiorno. Buonasera. Sempre ordinate. Stiamo uscendo, non dormiamo da 48 ore. Siamo arrivate stamattina. Siamo partite alle 6:30 da Milano e siamo arrivate alle 8:20 a Tangeri e ora siamo a Chefchaouen, città blu. E niente, stiamo uscendo. Dico una cosa che varrà per tutto il video, mi scuso infinitamente per le pronunce sbagliate. Buongiorno. Buongiorno, sono le 7. Stiamo andando alla moschea. Siamo svegli da un'ora perché abbiamo ascoltato, ora dico sbagliato, il canto del Muezzin. Si inizia alle 5:30. Alle 5:30 fanno 3 richiami e poi inizia il canto di preghiera. Nella prima metà del Novecento, Chefchaouen è stata una temibile roccaforte di montagna. Oggi è una delle mete turistiche più ambite del Marocco, è un'ottima base per fare trekking e famosa per le sue attività artigiane. La più grande industria della regione è l'industria tessile, infatti girando per la Medina troverete tantissimi piccoli laboratori che fabbricano i tessuti, ma anche artigiani del legno, artigiani di qualsiasi genere. Nella mattinata abbiamo poi salutato la città blu e ci siamo rimessi in viaggio con direzione Meknès. Durante il tragitto abbiamo però incontrato uno dei mercati tipici del Marocco e Hassan ci ha fatto vedere tutti i prodotti locali. Quanta gente! Il mercato. Quando si dice il mercato? Fanno un giorno speciale, oggi è la domenica, qua. Ogni domenica c'è la gente. Prima di raggiungere Meknès abbiamo visitato l'antica città romana di Volubilis, che si trova appunto su un altopiano a qualche chilometro a nord da Meknès e risale al III secolo a.C. Certo, è fatto la parte della pressa. Mulino d'epoca Elenio resta, girare per 2 schiavi. Vieni a vedere della... È uno dei siti romani meglio conservati e più grandi di tutto il mondo ed è il sito archeologico più importante di tutto il Marocco, tanto che nel 1997 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO. Dopo 3-4 ore di auto abbiamo finalmente raggiunto la nostra destinazione, cioè Meknès, nonché la prima città imperiale che incontreremo nel nostro viaggio. Le città imperiali del Marocco sono 4 e sono Rabat, Fez, Marrakech e Meknès e sono definite città imperiali grazie alle dinastie regnanti che nel corso dei secoli le hanno scelte come residenza. Noi per motivi di tempo ne visiteremo soltanto 3 e cioè Marrakech, Fez e Meknès, dove appunto siamo appena arrivati. 2 bastioni, 2 torri. Hanno giocato un ruolo di vigilanza. Secondo sopra c'è una scrittura in lingua araba di una poesia. Ogni porta ha una poesia. Diversa. È diversa. Vado a tradurre loro un parte. Okay. La porta dice, attraverso un parte di destra a sinistra, sono la porta felice.
aperta a tutto il mondo, riuscidente o l'Oriente. Sono la porta simile alla luna nel cielo, ero costruita per muri di Ismail che sono circondate di felicità. Meknes è la più recente delle quattro città imperiali ed è stata capitale del Marocco dal 1672 al 1727. È una delle mete che ci ha colpito di più ed è caratterizzata da edifici maestosi e incredibili e da queste porte gigantesche che la circondano. Sento l'acqua, con l'acqua di tutti. Guarda che bello. Perché ti sei persa? No, mi sono portata che sono entrata in un'altra stanza dell'altra tizia e poi c'erano ancora scale e non arrivavo più qui. Ti stavo chiamando, ti stavo scritto. Ed è chiudi una porta, chiudi l'altra porta. Non entra. A posto. Ad un'oretta di auto da Meknes si trova un'altra città imperiale, cioè Fes, nonché la più antica città islamica del Marocco e la terza più grande, dopo l'attuale capitale Rabat e la città commerciale Casablanca. Fes è salita alla ribalta come città importante del Marocco quando è stata fatta capitale nell'809. Oggi non lo è più, ma lo è stata per più a lungo di tutto e continua ad essere, comunque, ancora oggi una delle città più importanti di tutto il paese. Qui forse... Non c'è una regola. Ma sono due versetti diversi sopra e sotto? No, è uno. Se fate tappa Fes, oltre a visitare il cuore pulsante della città che è la famosa Medina, un vero e proprio labirinto di strade, il palazzo reale, la moschea, il quartiere ebraico, il cimitero, non potete assolutamente perdervi la visita ai laboratori dell'argilla, dove fanno veramente delle cose incredibili, e alle concerie, dove lavorano i tessuti. L'argilla. Quindi qua mettono l'argilla, che è là, e la lavano a mano qua, e poi fanno questi. Sì, viene preparata qua. E l'argilla da dove la prendono? Dalla regione di Fes, 6-8 km di Fes, da qui. Si trova solo in questa... Cioè, messo in forno diventa blu? Sì, sì. Wow! Il grigio diventa verde. Mia mamma impazzirebbe qua. Sì, stavo dicendo. Vide proprio la parte più arabo, di... più andaluso, sì. Quindi di qua c'è la parte più ricca. Più ricca, sì. E di qua la parte più, sì, povera. E questo lì c'è l'università, la corporazione, il mausoleo del fondatore di Fes, la sua tomba. Ok. Sì, esatto, vero. Questo da mettere per il divano, per il letto, per tutte le parti della casa. Questo quindi sarà quello che costa di più? No, più questo costa 420 euro. Bello. Bello, questo è bellissimo. Ma anche sulla tovaglia, cioè sopra il... sopra il tavolino, per la parete, per tutte le parti. Se lava, vuole, non mi e si lava solamente con acqua e sapone di Marsiglia. Abbiamo salutato anche Fes per dirigerci verso Midelt, attraverso i paesaggi dell'Atlante, dove abbiamo raggiunto i 2200 metri e i 12 gradi di temperatura, altro che i 40 gradi di volubilis. La nostra destinazione è il deserto, che raggiungeremo però nella mattinata di domani, in quanto solo per arrivare a Midelt da Fes ci vogliono all'incirca 3 ore e mezza, quindi abbiamo deciso di fermarci lì per la notte e continuare domani. Quindi questo è il fiume dello Ziz? Sì, e le gole dello Ziz. E le gole dello Ziz.
allora ci stiamo dirigendo verso il deserto di El Zizi. Verso il deserto. Abbiamo fatto tappa prima nella valle dello Ziz e siamo molto ignoranti. In realtà prima eravamo alle gole della valle dello Ziz. Ci sono intorno tutte le montagne super aride, mentre sotto sono tutti i palmeti. Quanto è il 60% del... 60 km. No, sì, questa valle è 60 km, ma in questa zona il 60% della vegetazione è composta da palme. Ma quindi diciamo non è che hanno proprietari, cioè tipo ci sono un milione di palme, sono i proprietari? Nel frattempo io e Leonora eravamo molto interessati a come funzionano le coltivazioni dei datteri in Marocco. Di palme, diciamo, se li dividono fra famiglie, eccetera, poi raccolgono i datteri e le vendono. Ti sto registrando mentre spieghi. C'erano i vulcani. Invece questi vulcani, diciamo, hanno formato sia anche i minerali, l'acqua. Guarda come il ghiaccio o l'acqua quando le vedi, guarda. Ma il ferro. Si vede che è ferro, perché è pesante, guarda, si chiama ematite. Pesa molto, pesa tanto. È un mattone. E quello, diciamo, quando dico anche il deserto sabbioso è nato dal mare, perché prima il deserto era mare, i vulcani e l'acqua evaporata, sono rimasti animali fossilizzati. Anche diciamo da quel sal gemma, era il sale dell'acqua salata che ha formato diciamo la sal gemma, e può darsi anche questa sal gemma ci dà il gesso, e dal gesso ci danno diciamo tanti altri quarzi che abbiamo visto qua che non sono salati, perché con le formazioni diciamo erano formati quarzo. Siamo in macchina da esattamente 5 ore, siamo quasi arrivati al deserto, forse. Qua io prendo il sole, poi quando... C'è lei là, a crogiolarsi all'ombra, al sole, scusate. Stiamo aspettando, sono le 4.38 alle 5, vengono a prenderci, andiamo a fare l'escursione sui dromedari fino a... del deserto. Guarda. Ma si mangia? Sì, guarda. Ah, ma si mangia? Guarda, senti. Scoppia. Guarda. Ma non si mangia quindi. Guarda. C'è il latte dentro. Sì, guarda. Sembra tipo cocco. Questo è un altro, sì. Una pianta grassa, tipo di famiglia di ficus. Se le rompe c'è il latte. E questo è il latte che usano per curare gli animali. Ah. L'enzima degli animali basta. Non serve a niente, serve solo curare gli animali. Chiama il suo nome, si chiama la Calotrupes proseras. No, è latino. È latino. Vabbè, il latino scrivo. Che niente, Nara, cioè, hai le cose volute. Sì. E come scrocchia. Sì, è l'argilla. Fa
a vedere i tuoi fossili di 350 milioni di anni. Stiamo cercando un calamaro. Qual è il calamaro questo? Forse questo. Questo. Queste sono tutte lumachine. Sì. E poi si trovano anche tutti quelli disegnati, tipo questo. Questo invece è quello che ho trovato io. Cioè in pratica qui un tempo c'era il mare. Aspetta di farmi sfondo. Probabilmente sta per documentare la morte di Eleonora in diretta, attenzione. È stato bello. Saluta mamma e papà e sorella. A circa 8 km da Merzouga, ai piedi del deserto Erkibi, si trova una tappa imperdibile, il villaggio di Kambia, dove vivono circa 150 abitanti, gli Nyawa, discendenti degli schiavi provenienti da Senegal, Sudan e dal Mali, famosi per la loro musica ipnotica che ha fatto sì che il loro villaggio sia anche conosciuto come villaggio musicisti. Prima di proseguire nel nostro viaggio, San ci ha portato nel luogo dove è cresciuto, mostrandoci l'oasi del suo villaggio e mostrandoci anche come funzionano i metodi di agricoltura e di vita. Giornata dall'alba fino a mezzogiorno. Quindi sono divisi in orari? Cioè in pratica questi sono tutti divisi per persone. Questo è il sistema di irrigazione. Tolgono le dighe e arriva l'acqua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ieri abbiamo fatto una giornata di spostamenti dal deserto. Siamo ritornati all'hotel, poi ci siamo spostati, abbiamo fatto 4-5 ore di macchina e abbiamo fatto tutta l'altra parte con il deserto. Il villaggio dei musicisti. Abbiamo visto il deserto roccioso, non roccioso. Sì, sì, roccioso. Sì, il deserto con tutta la parte dei fossili. E poi adesso siamo arrivati alle gole del Tudra. E in questo momento siamo in mezzo all'acqua, il vento fa molto freddo. Sono situate tra le montagne dell'Alto Atlante. Il fiume Todra nel corso degli anni ha scavato tra le rocce creando questo canyon spettacolare con punte che raggiungono anche i 160 metri d'altezza. Farei video fino a dopodomani perché è bellissimo. E recensione e voti per le gole del Todra. 10! Facciamo un po' di rally. Poi il verde è l'ossidazione del ferro. Perché quando il ferro le metti acqua, poi diventa prima verde. Questo è del Todra. È sempre la valle del Todra. Che bello! Qua è bellissimo, tutti i colori. 10:30, 11:30. 2:30. Abbiamo fatto attività. Io ho fino adesso, cioè fino a da stamattina. 10,3 km, ho vinto 15.044 passi. La destinazione finale della nostra giornata sarà Orzazate, ma tra quest'ultima e le gole di Dades si apre una valle, il cui nome è la Valle delle Rose. Qui vicino ogni anno si svolge la Festa delle Rose e tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio tutta la valle si riempie di rose selvatiche che crescono nei cespugli.
Nella valle di Dades abbiamo trovato anche un'altra particolarità. Queste qua dietro si chiamano dita delle scimmie. Dita delle scimmie perché hanno la forma, assomigliano alle dita delle scimmie. E sono tutte naturali, ovviamente, causate dall'erosione. L'ultima tappa prima di arrivare a Rozzadate sono state le casbah nel palmetto di Scoura. Parli meglio di me? E al tramonto abbiamo raggiunto Rozzadate. Sì, però c'è sto coso parcheggiato per avanti. Siamo finalmente arrivati nella stanza. Ce l'abbiamo fatta. Cioè, che figo. Questo cos'è? Questo è il bagno. E dove si accende la luce? Perché? Che sarà un lago. Vicino a Rozzadate si trovano vari studi cinematografici, per questo viene anche definita la Hollywood del Marocco. Ma scusami, l'hanno montato per fare il King of Persia, quel film, e poi l'hanno lasciato. E invece questi studi qua cosa ci hanno girato? 1962. Lawrence d'Arabia ha girato anche vicino al nostro villaggio, quando eravamo a vedere le... sistema di irrigazione, palmetto. Sì. Allora da Rozzadate ci siamo spostate a... Troppo difficile. Troppo difficile da pronunciare. La pronuncerei sicuramente in modo sbagliato e non voglio insultare. Ait Ben Abdu. Ait Ben Abdu. È un complesso di casbe e all'interno c'era l'arena, che adesso è solamente la piazza dove hanno girato il gladiatore. Ci siamo poi rimessi in viaggio in direzione Marrakech, come sempre però abbiamo fatto alcune tappe. La prima di queste sono state le gole del Dades, che se siete appassionati di viaggio avrete sicuramente visto in molte fotografie. Tutto un po' rosso, un po' bianco. Dopo aver salutato Hassan abbiamo continuato in direzione Marrakech passando attraverso il passo del Tizinti, che sbaglio sicuramente pronuncia, quindi scrivo il nome qui sotto, un passo che collega Marrakech ad Rozzadate e si trova a 2260 metri sulla catena dell'Alto Atlante. La strada è bella e panoramica, ma è anche difficile da percorrere, piena di tornanti. Una volta arrivati in cima abbiamo trovato dei negozietti e delle botteghe antiche che vendevano souvenir, la maggior parte minerali e fossili. Cioè non ci vivono? Lo vede lì? Sotto? Sì. Qua no? Sotto. No, lì no. Lungo la strada abbiamo anche incontrato un negozio dove producevano cosmetici, saponi, prodotti di ogni genere con l'argan. Qui si vede le colli. Dove? Lì. Ah. Noi comunque dopo 3 ore di viaggio siamo arrivati a Marrakech. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta.
questa è la piazza principale. Sì, ora è l'ora della preghiera. E si sente infatti sottofondo. Questa è la piazza principale di Marrakesh nella Medina. Stiamo guardando due o tre cose, andiamo a cena, poi vediamo domani. Buongiorno. Stiamo per uscire il nostro ultimo giorno a Marrakesh. Eh? Sì, non mi rompo qualcosa per chiudere la valigia. Sì? Se non mi rompo qualcosa per chiudere la valigia, ah. Se vi trovate a Marrakesh non potete assolutamente saltare la visita ai giardini Majorelle, che sono veramente bellissimi. Rischiando la vita tra le strade di Marrakesh, tra motorini, asini, carrozze, macchine, motorini, molto difficile. Stiamo salutando il Marocco. Siamo riuscite a... No, riuscite ancora, non lo sappiamo. Diciamo che non... potenzialmente senza la stiva, perché forse c'è stato tutto. A parte che dobbiamo ancora piazzare da qualche parte questo zaino. E ci sono circa 30 gradi, penso, e io ho il maglioncino, la felpa, la giacca. Giacca a vento, gli stivali. Oddio.